presento il Politecnico all'estero, ma vale per qualunque università italiana, credetemi, non vale soltanto per il Politecnico, il rapporto tra i graduate students e gli undergraduate è sempre un rapporto che lascia sorpresi. No? Se voi andate all'MIT avete più graduate students che undergrad, se andate a Berkeley sono più o meno 50-50, noi nelle nostre università abbiamo un numero di studenti di dottorato che è molto basso. È vero che gli altri, quando parlano di graduate student, mettono anche il Master of Science, e noi invece così tradizionalmente non lo mettiamo, però sono pochi, insomma, i nostri dottorandi. Noi ne abbiamo meno di un migliaio su 33.000 studenti. Allora, la prima cosa su cui abbiamo voluto veramente puntare, e le ragioni sono storiche, il riconoscimento del dottorato, insomma è inutile che andiamo a dirle, è stato il dottorato di ricerca. Sul dottorato di ricerca noi abbiamo puntato, abbiamo aumentato il numero di borse, ma abbiamo soprattutto aumentato il valore della borsa. Siamo forse l'ateneo in Italia che retribuisce meglio gli studenti di dottorato. Abbiamo un valore della borsa che è il 30% superiore rispetto alla media. Altri atenei poi ci hanno seguito, quindi insomma siamo stati un po' pionieri da questo punto di vista. Abbiamo un dottorato che è sempre più qualificato, con una partecipazione internazionale che sta crescendo. Abbiamo introdotto esami di qualificazione più selettivi. Nel giro di poco tempo tutti i nostri PhD dovranno fare il GRE, che è l'esame di qualificazione che normalmente si fa in tutte le università, e dei criteri di premialità. Questa è la prima cosa su cui abbiamo detto dobbiamo puntare. Perché? Perché se non si punta sui giovani, insomma, la ricerca è ovvio che non la fanno quelli che hanno come sottoscritto più di 50 anni. La ricerca la fanno essenzialmente i giovani. Poi abbiamo avviato un programma di supporto per i ricercatori interni, un supporto per presentare domande allo European Research Council, cercando di individuare i ricercatori che ne avevano le capacità e poi supportandoli nel presentare il progetto e soprattutto mandandoli un po' a scuola anche per imparare a fare bene l'intervista, da cui poi dipende l'assegnazione del grant. Bene, abbiamo scoperto che noi abbiamo delle grandissime potenzialità che tutto sommato erano abbastanza inespresse, e infatti noi oggi abbiamo 11 ERC che sono arrivati al Politecnico di Torino, e stiamo cominciando anche ad attrarre alcuni vincitori di ERC che arrivano da fuori. La stessa cosa l'abbiamo fatto sul programma Horizon 2020. Ve lo racconteranno. Noi siamo sempre andati bene nei progetti collaborativi perché abbiamo un consolidato rapporto di partnership con le industrie, molti dei quali io li ringrazio, sono qua presenti. Però anche lì si entra in un ambito che è sempre più competitivo. Pensate che in certi ambiti di progetti europei, nell'ambito delle Future and Emerging Technologies, la percentuale di successo è l'1%, quindi insomma, sono bassissime. Ebbene, abbiamo organizzato un'attività di supporto alla presentazione di progetti collaborativi nell'ambito di Horizon 2020, e se noi andiamo a vedere gli esiti, ma ve li diranno loro, noi siamo migliorati rispetto al settimo programma quadro. Siamo comunque tra le università che hanno migliori risultati in Europa, non in Italia, perché in Italia è anche abbastanza facile, ma siamo in Europa tra i migliori. E questo è stato il risultato, quello che volevamo spiegarvi un po', di un lavoro congiunto, insomma. Certo ci vuole la qualità dei ricercatori, se no non si va da nessuna parte, ovviamente, però da un lavoro congiunto in cui la struttura ha cercato di supportare al massimo i nostri ricercatori, con dei risultati che, ripeto, ci gratificano abbastanza. Uno dei temi oggi della ricerca è che la ricerca è sempre più trasversale, sempre più interdisciplinare. Io qua vedo davanti a me alcuni rappresentanti delle principali aziende di automotive che stanno nel territorio, e loro sanno benissimo che oggi l'automotive è un qualche cosa che non è più focalizzato soltanto sulla meccanica, ma anzi sta tra la meccanica, l'elettrica, il gestionale e l'information technology. Ma ho parlato di automotive, si può parlare di energia, si può parlare di manifattura avanzata. Tutti questi ambiti di ricerca, quelli che
nell'inaugurazione dell'anno accademico, proprio da questo palco, avevo detto sono le tecnologie emergenti, sono tutte profondamente trasversali e interdisciplinari. E questo, di nuovo, è un fenomeno che sta capitando in tutto il mondo, non è che sta capitando soltanto da noi. E le università si devono organizzarsi cercando di creare i contesti in cui tutto questo si possa fare bene. Allora ecco che noi, un po' copiando, perché poi non è che, insomma, andando un po' in giro per il mondo, un po' copiando quello che si fa dall'MIT a Berkeley, all'ETH, all'EPFL, abbiamo impostato un modello organizzativo che, oltre ai dipartimenti, che restano centrali ovviamente, vede dei centri interdipartimentali nelle aree che ci sembrano più strategiche per l'Ateneo. E allora ne avremo uno grande sulla mobilità, con tutto ciò che questo comporta, ne abbiamo già costituito uno grande su tutto il tema dell'additive e dell'advanced manufacturing. Ne abbiamo uno sull'energia, con il nostro Energy Center. Anche l'energia è ovviamente ambito estremamente trasversale. Pensiamo alle power grid, pensiamo alle smart grid, pensiamo a tutto il tema della sicurezza energetica, voglio dire, della cyber security, come è centrale. Ne abbiamo creato uno più sui temi dello sviluppo urbanistico, ma sempre in un contesto trasversale e multidisciplinare. Ne creeremo uno su tutti i temi della tecnologia per la salute, tra l'altro in piena collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, no? Come hanno fatto altri. Se voi andate a Berkeley, loro non hanno la scuola di medicina, ma hanno fatto una forte partnership tra UC Berkeley e UC San Francisco, che è forse una delle migliori scuole di medicina del mondo, insomma, forse dopo Harvard. E nelle tecnologie della salute è un altro ambito fortemente trasversale e interdisciplinare. E poi, oltre a questi centri strategici, stiamo raccogliendo dei proposal che arrivano dal basso, li chiamiamo bottom-up, stiamo creando e creeremo, approveremo tra l'altro, penso, nel prossimo consiglio d'amministrazione, alcuni centri interdipartimentali su tematiche un po' meno strategiche, ma comunque che potenzialmente potranno assumere un valore importante per l'Ateneo. Ecco, questo è quello che sta capitando un po' in tutto il mondo. Oggi bisogna essere capaci sempre di più di integrare le conoscenze. Bisogna che i nostri ingegneri lavorino insieme ai nostri architetti, che il meccanico lavori insieme all'informatico, all'elettronico, all'ingegnere dei materiali, e magari anche qualcosa in più, no? Guardo la provettrice dell'Università di Torino, magari anche qualcosa in più, perché oggi c'è bisogno, in queste tecnologie sempre più impattanti sulla nostra vita, di avere anche una forte dimensione delle scienze umane e delle scienze sociali. Abbiamo avviato anche, non è proprio il tema di questa giornata, ma lo diremo, un programma sempre più consolidato di trasferimento tecnologico, sia rafforzando i rapporti di partnership con le nostre aziende, con le aziende con cui collaboriamo, ma anche imparando un po' di più a valorizzare i risultati della nostra attività di ricerca. Se voi andate a vedere il numero di brevetti valorizzati nel nostro paese, sono veramente un numero risibile rispetto a quelli che ci sono in giro. Ecco, anche su questo stiamo progressivamente imparando e crescendo, e quello che abbiamo scoperto anche qui, andando a copiare quello che capita in grandi università, dal Technion all'MIT, eccetera, è che ci vuole un ufficio di trasferimento tecnologico destinato e dedicato a quello. Io vi dico ancora questo, ho capito questa cosa andando al Weizmann in Israele. Il Weizmann è una grandissima università dove si fa fondamentalmente ricerca di base. Dopodiché mi hanno detto che il fatturato complessivo dei loro brevetti è di 30 billion. Dico, ma com'è possibile? Noi facciamo ricerca applicata e, insomma, il fatturato dei nostri brevetti è un po' più basso di quello, no? Ebbene, mi dice, noi abbiamo un ufficio che va nei lab, vede
lo vanno anche le attività di scienze della vita, che ovviamente rende molto di più, vede quello che i ricercatori stanno facendo, a quel punto accompagna il ricercatore fino al punto in cui è necessario, fino al punto in cui si fa il brevetto o fino al punto in cui magari deve fare uno spin-off. Poi il ricercatore torna nel laboratorio, perché lui sa fare quel mestiere lì. Non è che si mette a fare il manager nello spin-off o si mette a gestire la proprietà intellettuale, perché quello non lo sa fare il ricercatore mediamente. Questo lo fa un ufficio di trasferimento tecnologico, che ovviamente ha anche un potere negoziale che è diverso rispetto a quello del singolo ricercatore. Ecco, abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare una cosa di questo genere. E poi tutto quanto si è chiuso su un forte programma di attrazione di persone di talento, perché poi tu puoi mettere, creare tutte le migliori condizioni, però poi se non hai la gente brava c'è niente a fare, voglio dire. Queste condizioni non servono a far decollare il sistema. E allora noi abbiamo fatto, forse siamo uno dei pochi atenei che ha voluto affrontare una sfida, quello di prevedere in programmazione un numero elevato di ricercatori. Noi abbiamo previsto in questi anni più di 200 ricercatori a tempo determinato, certo, come la normativa ci consente di farlo, ma insomma abbiamo messo molte risorse di bilancio e ne metteremo ancora sui ricercatori, ma stiamo anche cercando di attrarre dei professori e dei faculty internazionali. Ma quando andiamo a vedere i ranking internazionali, ci sono due elementi in cui noi siamo debolissimi. Su uno non possiamo farci niente, è il rapporto docenti-studenti. Il nostro rapporto docenti-studenti è uno dei più bassi al mondo. Quindi, però, con il contenimento del turnover e con l'aumento degli studenti, se tu aumenti il denominatore e diminuisci il numeratore, non c'è niente da fare, insomma, il rapporto diminuisce. E lì non si può fare nulla, perché l'unica cosa che si potrebbe fare è diminuire gli studenti, ma questo non lo vogliamo fare, non lo abbiamo fatto, non lo faremo. Però c'è un secondo parametro in cui siamo molto deboli, e lì qualcosa si può fare, ed è il numero di professori internazionali, il numero di international faculty. Mentre nel numero di international students andiamo bene, perché abbiamo delle percentuali che sono assolutamente di livello europeo, insomma sono intorno al 15-16%. Perché tradizionalmente l'università italiana ha sempre avuto poca capacità di attrazione, ma forse non se n'è anche mai molto mossa in questa direzione. Allora noi abbiamo fatto un programma di visiting pagati bene, che vengono qui per periodi minimo di 3 mesi, ma molti 6 mesi, un anno. E stiamo facendo un programma di recruitment di professori esterni. Abbiamo lanciato una call, abbiamo avuto più di 200 domande. A tutti i neoassociati che vengono da fuori diamo un package di circa 100.000 euro e a tutti i neoordinari che vengono da fuori diamo un package che è circa di 250.000 euro, che ovviamente comporta attrezzature, ma poi comporta anche un minimo di risorse umane, ricercatori, insomma, assegni di ricerca, eccetera. Ecco, queste sono un po' le cose che abbiamo messo in cantiere per cercare di creare le migliori condizioni affinché i nostri bravi ricercatori, interagendo con il sistema, che è il sistema delle aziende e ovviamente sono le istituzioni di livello internazionale, i nostri bravi ricercatori siano in grado di fare meglio possibile.